musicale di oggi abbiamo voluto dare spazio ad un giovane progetto musicale. Il nome del loro gruppo si rifà al romanzo di Salinger. A di tutto un pop, i giovani Holden. Quella fissa lo sai, lo mesci quando mi dici che di te non importa a nessuno, che tutti hanno avuto il tormento di non trovare un posto, un senso, lo cerchi e si nasconde nelle buche di una strada. Ti proteggerò dalla rivoluzione, qualunque cosa sia, non avere timore, e cambierà il mondo solo quando noi lo capiremo insieme che non è un errore. Lascia molte stanchezze sui perché, senza cambiare niente, ma rimanere ancora sorpresi ci salva dalla noia di ieri, e il sapore più dolce ci sfiora di continuo. Dalla rivoluzione, qualunque cosa sia, non avere timore, e cambierà il mondo solo quando noi lo scriveremo insieme con nuove parole. Sicuramente i più giovani musicisti di quest'anno, al di tutto un pop, i giovani Holden. Benvenuti ragazzi, Alessandro. Buonasera. E Giulio, accomodatevi nel nostro salotto e sono veramente contento. Siete sicuramente, oltre ai più giovani musicisti, forse anche i più giovani ospiti di tutto un pop, e mi fa piacere avervi dato spazio. Il primo pezzo che abbiamo ascoltato era Amaro Rosé. Sì, ok? Esattamente. E chi l'ha scritto dei due? Sono insieme. Sì. Sia testi che musica? Sì, sì. Oh, okay. Noi facciamo le cose insieme. In sincro? Sì, sì. Da soli manca una parte dell'anima delle nostre canzoni. Quindi mi par di capire che vi conoscete da diverso tempo? Sì, esattamente. Okay. Quindi siete amici di vecchia data, si dice così, anche sì, se sono. Abbiamo giocato a calcio insieme quando eravamo piccoli. Okay. E quindi ci conosciamo da quando abbiamo 6 anni più o meno. Quindi. Per curiosità, visto che dove giocavate? A Borgo Abugiano. A Borgo Abugiano. Sì, che abbiamo anche già fatto un'intervista sì? in TVL. Ah, ai tempi. 10 anni fa sì. Forse. Ah, cos'era, Giovedì Sport? Qualcosa, può darsi. Può darsi, sicuramente.
ma penso un po'. Quindi è un'amicizia che è nata nei campi di scuola, nei campi di calcio, e poi è continuata. E com'è che vi siete scoperti musicisti? Semplicemente 3 anni fa Giulio suonava la tastiera, così per divertimento. Poi io da sempre canto, ovviamente così per me c'era questa opportunità di provare a fare qualcosa insieme. Allora ho aggiunto anche la chitarra, da autodidatto ho imparato e niente, ci siamo ritrovati così anche a scrivere testi. Una sera eravamo a Cozzile. Abbiamo cominciato a scrivere questo testo che in realtà... Che rileggendolo era un pastrocchio, diciamo. Poi siamo migliorati. Cioè diciamo che la prima stesura, se l'andate a rivedere adesso... Sì, è da buttare. Okay. No, ma è un bene così, perché quando uno magari si riguarda a distanza di tempo anche quello che ha fatto, è bene scoprirsi che si è migliorati. Allora, io dico ai nostri telespettatori, Giulio e Alessandro sono giovanissimi, io l'ho scoperti perché a 21 anni hanno avuto il coraggio di postare il loro pezzo su un gruppo Facebook. Io vi ho visto lì la prima volta. Non sono boomer, però insomma diciamo che sono un millennial avanzato, quindi ho visto questa cosa e ho detto, ma guarda questi ragazzi che coraggio che hanno di postare una cosa loro, scritta da loro su un gruppo Facebook. E poi in verità sotto c'erano commenti anche buoni, nel senso che da zii, da nonni che vi stimolavano ad andare avanti. Quindi ho contattato Alessandro, ho detto mi racconti qualcosa in più. Sì, questi pezzi che abbiamo fatto, adesso abbiamo ascoltato Amaro Rosé, e dopo ne ascolteremo un altro, fanno parte di un concept album. E io ho detto, fermi tutti, aspetta, 21 anni, postano un loro pezzo su Facebook, oltre che sicuramente su altri portali, li troviamo anche su Spotify, se non sbaglio. Sì, le canzoni sono su Spotify, su YouTube. Però insomma, su social che vi appartengono anche forse un po' di più. E poi hanno in mente questa cosa del concept album, insomma, roba impegnativa. Raccontatecelo, sono curiosissimo. Questo concept album riprende la title track, che è Amaro Rosé. Amaro Rosé. Amaro Rosé è un concetto nato, è di fantasia, non parla di storie vissute, né mie né di Giulio. E Amaro Rosé, in poche parole, è un concetto per esprimere un ambiente in cui si ha tutto, sia dal contesto materiale che affettivo, una bella famiglia, amici, un fidanzato, in questo caso si parla di una ragazza che prova questo Amaro Rosé. Solamente che in questo concetto di totalità c'è una mancanza, c'è proprio una vacuità che non si può spiegare. Un Amaro Rosé, un contrasto per indicare appunto quella che ritengo sia la depressione. Ok. E questa parte, questo è il succo, diciamo, è il preambolo dell'album. Perché poi entra in scena il vero protagonista, che poi possiamo dire che sono entrambi i protagonisti, sia la ragazza che il ragazzo è il fidanzato, e si sente impotente davanti a questo comportamento, atteggiamento della fidanzata, e quindi è disperato. Che poi a volte è proprio così, di fronte alla depressione, soprattutto chi sta accanto alla persona che ne soffre, si sente un po' impotente, quindi insomma raccontate una storia che, non lo so, avete deciso di raccontare questa storia perché, l'avete detto, non sono storie vostre, però la sentite nelle corde della vostra generazione forse? Sì, anche, ma credo che sia un problema, credo, di tutte le generazioni, di tutti i tempi. Semplicemente ogni generazione ha i suoi modi di affrontare i problemi. In questo caso il ragazzo si rifugia in camera e rivive le proprie esperienze, i propri ricordi della propria relazione nel metaverso. Perché il metaverso non è, diciamo, quello dei social, ma è una parola per indicare un mondo alternativo rispetto a quello reale. E in questo caso si parla del mondo della relazione, che insomma il mondo dell'amore è un mondo senza tempo, cioè che il tempo scorre durante la relazione, però poi quando tutto finisce
sembra che non ci sia mai stato, perché alla fine magari le persone diventano due perfetti sconosciuti e si dice: questo tempo che fine ha fatto? Allora lui si rifugia in questa dimensione, che è la dimensione della relazione, e cerca di eliminare tutta la tristezza che vede nella vita quotidiana del presente, e si rifugia nei ricordi unicamente positivi. Beh, insomma, è un argomento profondo, cioè c'è una lettura profonda, vedo, della società di oggi. Ma dico, avete detto un mini concept album, quindi quanti pezzi, quanti brani avete intenzione di... o avete già, non so, siamo pronti per l'uscita, immagino, giusto? Sì, allora, i testi e le musiche sono già state fatte, poi ovviamente ora abbiamo dei ragazzi che ci danno una mano, okay, dei nostri amici, e stiamo cercando di iniziare a registrare. Per ora abbiamo registrato due canzoni, appunto quelle che sono uscite, e ora dobbiamo registrare le altre 5, perché le canzoni saranno 7, saranno in totale sui 25 minuti di musica, quindi è un mini concept album, però sì, stiamo lavorando per farlo uscire. Boh, io vi faccio un applauso. Grazie. 20 mani, molto probabilmente io pensavo dovevo andare a mangiare, quello per inserire anche voi. No, anch'io. Okay. Sicuramente. No, però complimenti, perché insomma state affrontando un argomento molto, molto importante, e lo fate con la vostra passione, che è la musica, quindi questo sicuramente vi dà una soddisfazione, e mi fa piacere avervi presentato qua. Quindi vi aspetto sicuramente quando l'album sarà finito. Questi pezzi li trovate su Spotify, cercate I Giovani Holden, poi siete anche su YouTube, giusto? Sì, Instagram. Instagram, fate proprio la pubblicità che sapete fare, Instagram, YouTube e... Spotify. Ripetiamo, quello è fondamentale. Fondamentale, Spotify. Amarorosé e Fight Club. Amarorosé, perfetto. E Fight Club è il pezzo che andremo a sentire adesso, quindi sì, vi chiedo di accompagnarvi, di andare pure agli strumenti, perché siamo curiosi di ascoltare il prossimo pezzo. Insomma, l'avete sentito, insomma, a parlare sono molto convinti, il loro argomento è importante. Noi adesso ci andiamo a ascoltare Fight Club, Giovani Holden. Fight Club, in notti nebbiose il mio amico è Brad Pitbull, forse mi sono confuso, con l'ego ci gioco come l'ego, ubriaco pesto quella notte, cosa sarà mai l'amicizia, a alti e bassi, forti e violenti, indifesi a volte, ci siamo visti con gli occhi sbagliati, o perlomeno con un paio tra i tanti, sapere cosa c'è dentro la psiche, leghe di rabbia fuse al centro della terra, ferro e anniche. E ci vorrebbe un film per farti capire tutte le cose che provo, mentre tu non sei qui, non sei qui, come un fuoco potente non si spegne, l'amicizia non si arrende, vaga solitaria e pieno di gente. Il mondo è pieno di gente triste che vaga solitaria, dimenticati come pietre sepolte sottoterra, sazi di vivere, ognuno decide di essere sotto processo, e poi c'è chi vede la vita come un pareggio. Poteva andare meglio, poteva andare peggio. Ci vorrebbe un film per farti capire tutte le cose che provo, mentre tu non sei qui, non sei qui. Come un fuoco potente non si spegne, l'amicizia non si arrende, vaga solitaria e pieno di gente. Ci vorrebbe un film per farti capire tutte le cose che provo, mentre tu non sei qui, non sei qui. E ci vorrebbe un film. E ci vorrebbe un film. Ci vorrebbe un film.